ve ne siete resi conto, da alcuni anni stanno distruggendo la nostra vita e ci stanno riuscendo. La nostra vita è oggetto di una devastazione sistematica, quotidiana. Ci opponiamo a questo. Abbiamo messo a ferro e fuoco Londra, 4 notti nel mese di agosto. Abbiamo occupato intere città, il 14 dicembre a Roma, il 14 dicembre del 2010 anche a Londra. Abbiamo occupato fabbriche, abbiamo occupato autostrade, abbiamo occupato luoghi pubblici e luoghi privati. Eppure non è successo niente. È chiaro, non c'è nessuna possibilità di fermare la macchina di devastazione, l'idrovora, il buco nero, che poco alla volta, lentamente ma anche sempre più in fretta, assorbe, attrae, succhia, risucchia, distrugge ogni energia, ogni intelligenza, ogni affettività, ogni forma di linguaggio e di umanità. E allora probabilmente il punto è un altro. Il punto non è quello di occupare le strade, che pure continueremo ad occupare. Il punto non è quello di mettere a fuoco Londra, che pure dovremo continuare a mettere a ferro e fuoco. Il punto non è quello di bloccare le fabbriche, di bloccare la morte quotidiana che distribuiscono, pure dovremo continuare a farlo. Il punto è un altro. Il punto è che mentre noi facciamo tutto questo, dobbiamo essere consapevoli del fatto che l'anima del problema è l'anima. L'anima del problema è il corpo collettivo, che l'anima del problema è la nostra capacità di ritornare ad esprimere e a vivere solidarietà. Solidarietà non è un valore etico, non è un valore politico. Solidarietà è il problema di vivere accanto al corpo degli altri. Solidarietà è consapevolezza del fatto che il mio interesse è l'interesse degli altri. Solidarietà è piacere di vivere della città come luogo nel quale siamo insieme. Questo è ciò che dobbiamo riuscire a fare, ricostituire solidarietà. E per ricostituire solidarietà, Macao, bruciare le banche, mettere a ferro e fuoco Londra ed Atene, bloccare le autostrade, occupare le fabbriche. Certo, tutto questo se è indispensabile. Magari quello che è essenziale è la parola, è il segno, è il sogno, è l'immaginazione, in tutte le maniere necessarie.